Dopo il bagno di folla del primo corso, sul Carnevale Pietrasantino edizione 2018 è scesa l'incognita maltempo. La pioggia ha dato tregua al secondo corso, ma i guai del meteo non sembrano finire. Domenica 25 è infatti previsto l'arrivo di un'ondata di gelo siberiano che investirà tutto il paese. Resta da capire quali saranno le conseguenze per il territorio della Versilia. Nel caso in cui sia prevista pioggia o neve, sabato mattina gli uffici comunali e i presidenti di contrada torneranno a riunirsi per decidere. Nella peggiore delle ipotesi, l'avventura carnevalesca potrebbe chiudersi domenica mattina con la lettura dei verdetti in municipio. Ma la speranza di una nuova e possibile giornata di carnevale da regalare agli spettatori è ancora tanta. A sfilare saranno 12 carri e 12 mascherate per circa 800 figuranti. Alle 15, Giove pluvio permettendo, sul classico percorso nel cuore cittadino di Pietrasanta sfileranno le contrade. In testa al corteo, Miss Carnevale e Nola Bresciani, accompagnata dalle tipiche maschere di sprocco e scalpellina. I biglietti saranno acquistabili alle biglietterie predisposte sul circuito, costo del biglietto intero 6,50 euro, ingresso gratuito per i bambini con età inferiore ai 10 anni e adulti sopra i 70 anni di età. Intanto la nostra emittente Noi TV Versilia, canale 10 del digitale terrestre, trasmetterà fino a domenica 25 i video di tutte le mascherate in concorso a Pietrasanta, grazie alla collaborazione con il sito sprocco.it.